pomeriggio nella mia cucina. C'è sempre Mary che mi Buonasera. assiste molto gentilmente. E di che cosa parliamo? Oltre che del fatto che l'Italia ha vinto tutte le squadre europee, le ha battute tutte, bravissimi, bravissimi. E anche Berrettini, non ce lo dimentichiamo, un ottimo tennista, avrà un grande futuro. Ma sorpresa delle sorprese, io ho una cosa, una novità, ta-tan! Bellissima per voi! Guardate, sono tornata dalle vacanze della mitica Sardegna, molto carica. E guardate che cosa il nostro presidente ci ha fatto trovare sul piatto. Meraviglia delle meraviglie! Aria 32, guardate che spettacolo! Leggera, bellissima, alta 8 centimetri. Con un bordo di 4, un fondo di 5 ed è una vulcanica più moderna. Le nostre vulcaniche sono spettacolari, ma hanno un DP, no, se possiamo dire un difetto, non è un difetto perché sono dei gioielli, tant'è vero che si vendevano a 99,90 in offerta. Questa è una vulcanica moderna, leggera, maneggevole, guardate. Proprio una piuma, non peraltro si chiama Aria ed è, diciamo, della serie di tutte le arie che il nostro presidente ha fatto fare nel tempo. Abbiamo Aria da 20, abbiamo Aria Mamma Aria che è stato un successone e adesso abbiamo questa spettacolare 32 che è in vendita. Vi ricordo, spolverata in minerali, fatta col sistema cryocasting. Quindi è in alluminio purissimo alimentare al 99,9%, fatta in cryocasting, quindi tutta di un pezzo e quindi risulta molto leggera, ma rifinita a mano. Per cui magari troverete anche dei proprio impercettibili difetti, ma questi vi garantiscono che è un lavoro artigianale. Made in Italy è veramente uno spettacolo. Non ve la fate mancare in casa vostra perché è versatile, capiente. È una capienza di 5 litri, pensate. È ottima e praticamente la potete abbinare. Per chiunque di voi ha a casa già il coperchio 35, perché è in vendita a 79,90 senza il coperchio, ma guardate, è un'offerta strepitosa, non tornerà facilmente. A casa moltissimi di voi hanno il coperchio 35, se non lo avete, c'è l'offerta di tre coperchi a 99,90, il 35, il 27 e il 25. Scusate, il 35, il 31 e il 25, che è un'offerta spettacolare, anche perché se volete tenervi solo il 35, con gli altri due coperchi potete fare dei regali, ma poi li regalerete, secondo me, li terrete per voi. Comunque, tadà, bellissima offerta. E come la vogliamo sfruttare oggi questa bella offerta? Voi lo sapete che io sono, diciamo, mi sono ricamata un angolino dentro il gruppo di Rosaria Romano per fare le ricette, diciamo, esotiche o straniere, non necessariamente esotiche perché la Grecia è Mediterraneo o il Marocco è bacino comunque del Mediterraneo, ma oggi vi porto in Thailandia e facciamo un pollo molto fresco. Proprio in previsione dell'estate, non so da voi, ma qui si muore di caldo e questo pollo è talmente aromatico che lo potete consumare anche tiepido, non necessariamente bollente, quindi per l'estate, per una sera estiva, va molto bene. Gli ingredienti li potete ormai trovare in qualsiasi supermercato, perché ecco, userò lo zenzero, che posso dirvi? Questi li potete anche, sono facoltativi, i semi di coriandolo, è una nota in più perché è tipica thailandese. Gli anacardi o le noccioline, queste le troviamo da tutte le parti. Per cui,
vi assicuro che sarà una ricetta molto facile. L'unica cosa è che ci sono tanti ingredienti, per cui io vi posterò la ricetta con tutte le dosi e gli ingredienti e poi la farete voi tranquillamente. Allora, come cominciamo? Prima di tutto devo fare una salsa che aiuterà il pollo ad ammorbidirsi nella mia pentola e si chiama salsa al curry verde. Non è il curry, però si chiama così. E ho già preparato gli ingredienti. Ho preso dei peperoncini verdi, già spezzettati con lo scalogno, e un aglio senza anima, già, scusate, qui si muore di caldo, già spezzettato. E comincio a metterlo nel mio frullatore. Così cominciamo a fare il pollo e poi faremo il contorno. Ci sono domande, Mary? No. Allora, metto il peperoncino, metto un pochino, io non ho trovato i semi, ma ho trovato i semi già polverizzati che sono molto più comodi. Ecco, un pochino di semi di coriandolo. Vado a mettere lo zenzero che ho grattugiato. Voilà. Vado a mettere l'olio perché devo fare una cremina. Aspettate che questo arnese ogni volta dà un sacco di problemi per aprirsi. L'olio ne metterò un bel po' perché è una salsa cremosa. Ok? E poi il lime. Allora, vi confiderò una cosa. Il lime non l'ho trovato, ok? Perché non tutti i negozi ce l'hanno. Ma ho preso dei limoni verdi non trattati, vedete, somigliano al lime. Per cui gratterò un po' di buccetta del mio finto lime, ma lo stesso sapore, guardate, non succede nulla se non lo trovate, potete usare tranquillamente un limone un po' acerbo, fa lo stesso un ottimo profumo. Ecco, fatto un pochino, tanto per dargli l'aroma. Ci metteremo anche il succo del mio pseudo limone, lime. Oddio, non mi vorrei tagliare, eh? Aspettate, perché per la fretta non si fanno le cose bene. Allora, tagliamolo qui, che quando è verde il limone è duretto, eh? Oppela, voilà. Proprio un pochino, due gocce. C'ha pure poco succo perché poverino è acerbo. Però bastano tanto proprio due gocce. Ecco qua. Voilà. Ah, mi sono scordata il grembiule. Adesso ci rimediamo subito, eh? Oh, in Thailandia, io non sono mai stata, ma quasi tutti vanno in viaggio di nozze, perché è un viaggio un po' costosino, e allora magari i parenti gli regalano il viaggio di nozze in Thailandia. Però mi sono documentata e loro l'olio che usano non è il nostro olio extravergine, usano l'olio di arachide o di semi di sesamo, ma io privilegio sempre il nostro buonissimo extravergine italiano, non cambia nulla, il sapore è buono lo stesso e lo facciamo così. Allora, quindi un po' italianizzato questo pollo thailandese, è il limone, l'olio extravergine. Ci mettiamo, scusate, anche un po' di sale, volevo prendere un piatto per appoggiarci questo. Mi sono dimenticata come al solito il sale, io sono una scordarella. Come state? Cominciate ad andare in vacanza? Io ho avuto una fortuna quest'anno, sono stata ospite in Sardegna, la mitica terra di Mary. Mary è sarda, è vero Mary? Che meraviglia la Sardegna. Oh! Cominciamo a mettere qui l'olio, cominciamo a preparare il pollo. Cosa ci mettiamo? Ovviamente l'olio, lo scalogno tritato insieme a un spicchietto d'aglio sempre senza l'anima e lo andiamo a mettere sul fornello a
fiamma un pochino. Dove sta l'accendino? Già lì. Eccolo qua, voilà. E andiamo a soffriggere, voilà, un pochino. Dopodiché metteremo, dopo uno o due minuti che si riscalderà questa meravigliosa pentola 32, andremo a mettere lo zenzero. Lo zenzero, guardate, io poi vi posterò anche delle informazioni sullo zenzero, perché lo zenzero fa benissimo. È ormai entrato praticamente nella nostra cucina, anche perché è un alimento veramente salutare, basta non eccedere come in tutte le cose. Però lo zenzero è rinfrescante, specialmente in estate. Voi la mattina vi fate una bella bibita, acqua, limone e zenzero aromatica, e magari ci mettete pure una fogliolina di menta, e vi vedrete che buona bibita dissetante e benefica riuscirete ad ottenere. Allora, ho usato anche altre cose italiane. In Thailandia hanno delle erbe particolari che somigliano molto alle nostre cipolle. Io ho preso i gambi dei porri, avete visto quelle cipolline fresche che hanno quei gambi lunghi verdi, e li ho tagliuzzate. Potete usare tranquillamente questo al posto delle piante thailandesi. A volte le cucine straniere si incrociano con la nostra cucina. I sapori sono simili, vedete, il lime e il limone verde, la cipolla, la pianta cipollina thailandese con la nostra, con il nostro giovane porro. Cioè, ci sono delle cose che noi possiamo tranquillamente adottare. Aggiungo adesso prendere il mestolino, che lo lascio sempre da una parte, e vado ad aggiungerci un bel po' di zenzero, io ho grattugiato 3 cm di zenzero fresco, perché vi ho detto, il nostro pollo è molto aromatico. E anche qui lasciamo un attimino a riscaldare. Poi che cosa facciamo? Aggiungiamo, aspettate che unisco le mani, ci dobbiamo mettere 6 cucchiai di questa bella cremina, che adesso vi faccio vedere come è diventata. Prendo un altro cucchiaio, che mi dimentico sempre di cucchiaio. Oh, eccolo qua, giallo questa volta, via. Vedete com'è venuta verde? Bella colorata, molto aromatica. Sono i peperoncini verdi. Io ho usato, vedete, vi faccio vedere quali ho usato. Voi forse li chiamate friggitelli, ma sono peperoncini dolci. Se la volete piccante, potete fare metà peperoncini dolci e metà di quelli piccoli verdi, però sono molto piccanti, quindi sta al vostro gusto. Io ho usato i peperoncini dolci perché nella mia famiglia i figli poi non mangiano molto piccante. Allora, vado a mettere la mia pasta di curry. Uno. Vediamo se può essere pure che ci vada tutta, 3. Se dovesse avanzare, che ne fate tanta, si conserva in frigorifero per una settimana. Ci potete condire, io ce la metto tutta perché il pollo è tanto, ci potete condire anche il pesce. Guardate, è una cremina squisita, molto funzionale per tutte le pietanze che volete cucinare, ok? La potete mangiare anche sui pomodori conditi, che sta benissimo. Fate una bella scodella di pomodori rossi e la condite con questa cremina, che è molto molto saporita. Ecco fatto. Ciao Stella, sì che parlo, però non voglio disturbare Gemma. Ciao Stella. Mary. Allora, cosa facciamo adesso? Il coperchio, wow! Vi faccio vedere il pollo che ho preparato. Ho preso dei bocconcini di coscia di pollo. Trovate, mi sono facilitata la ricetta. E ne è rimasto uno, vi faccio vedere, vedete? Con un ossicino senza pelle. Lo vado a togliere
Questo, guardate, ne ho preso tanto di pollo per farvi vedere quanto è capiente questa pentola 32. Non ve la fate assolutamente scappare. Ok? Allora, scusate, mi lavo le mani perché col pollo non si scherza, eh? Bisogna sempre lavarsi le mani, vero Mary? Sì. Adesso ti faccio avvicinare così faccio vedere a loro come viene bene il nostro pollo. Ah, me lo dovevo lavare dopo che l'avevo messo. Ok. Si vede Mary? Sì. Oh, andiamo a sistemare il nostro pollo e poi mi rilavo le mani. Guardate quant'è. Lo sto mettendo tutto. Stella dice se si può prendere con la raccolta punti la pentola. Questa devo chiedere alla nostra Rosaria, ma penso assolutamente di sì. Ma è una vulcanica moderna, quindi sicuramente si potrà. Se non si dovesse potere, lo scriveremo. Mi coglie impreparata, Rosaria, Stella, eh? Perché è uscita oggi, è uscita stamattina, quindi ancora non abbiamo avuto tutte le informazioni necessarie, tranne il fatto che è uno spettacolo di pentola, ma veramente uno spettacolo. Vi assicuro che ne ho viste tante di pentole, ma come questa, così pratica, leggera, sempre con questa aderenza magnifica data dai minerali, che non lo so, guardate la capienza poi, perfetta. E lasciamo cuocere un pochino. Sto tenendo a fiamma alta, è un fornello medio, perché questa cucina purtroppo il fornello sembra grande, ma ha la fiamma di un fornello medio. Allora, intanto che cosa facciamo? Io mi avvantaggio, no, faccio prima il riso, perché tanto quello si può fare anche dopo. Che cosa c'è in offerta se queste belle signore acquistano per più di 70 euro o 69,90? Gemma, c'è una domanda. La La padotta, sì. signora Viviana Capone vuole sapere che differenza c'è tra questa e l'altra vulcanica. Questa è una vulcanica aggiornata, diciamo. A differenza dell'altra vulcanica, è molto più leggera e è meno, diciamo, ha gli stessi minerali, è un incrocio, diciamo, fra la Black Diamond e la vulcanica ed è fatta con un altro sistema, diverso da quello della vulcanica che è totalmente artigianale. Questo è fatta col Crio Casting. È una novità nel campo della, chiamiamola, metallurgia. Si fonde tutto ad un pezzo la pentola e le rifiniture sono fatte tutte a mano, perché ovviamente non viene subito perfetta. Ed è quindi questo permette di mantenerla più leggera e di abbassare leggermente i costi. Però ha la stessa bontà di uso della vulcanica, quindi un'ottima pentola, un ottimo investimento. Allora, il regalo, diciamo con un contributo di 11,90 euro, se acquistate sopra i 70 euro o 69,90, potete prendere a 11,90 euro l'acqua drotta. Guardate che bella il nostro gioiellino in terracotta con il coperchio 22. Dove adesso io vado a fare il riso di accompagnamento al pollo. Vi ricordate le dosi del riso? Allora, per il riso, un etto di riso, 2 bicchieri d'acqua. Io ho preso il riso basmati, quindi metterò così, senza niente, metto solo, guardate, proprio poco, poco, un goccino d'olio. Mamma mia, questo coso quanto è duro, ma se volete non ce lo mettete lo stesso. Ho pesato un etto e mezzo di riso basmati, che è riso thailandese anche, e vado a mettere quanti bicchieri d'acqua, vediamo se siete preparate, vediamo se qualcuno risponde. 2 bicchieri d'acqua per 100 grammi di riso, Stella. Allora, siccome è un etto e mezzo, metterò 3 bicchieri d'acqua, Stella. Allora, uno, due. Non mi tengo tanto
ne metto leggermente di meno perché posso aggiungerlo, perché il basmati è un riso un po' pazzerello, non è come il riso carnaroli o arborio, e quindi bisogna farci un po' di attenzione. Metto a fiamma alta, all'uscita del vapore, come al solito abbassiamo per il tempo di cottura del riso. Io vado a controllare il mio pollo, perfetto, lo giriamo. Guardate, io sto cuocendo a fiamma media, guardate quanto pollo c'è entrato, questo è un chilo di pollo, anche di più. Abbiamo fatto la cena per un reggimento, proprio volevo farvi vedere la capienza spettacolare di questa pentola. Dunque adesso ci aggiungiamo, che cosa? Guardate, ci mettiamo un cucchiaio di zucchero di canna. Io uso quello integrale, vedete quanto è scuro, però potete usare lo zucchero di canna più chiaro, quello che vi piace di più. Aggiungiamo lo zucchero. Poi, che andiamo a fare? Aggiungiamo la cipollina, che vi dicevo non è thailandese ma nostrana, perché sono le codine del porro, e aggiungiamo anche questa perché gli dà molto sapore. Stella dice per la polenta 4 bicchieri d'acqua per un bicchiere di polenta. È sempre preparatissima la nostra Stella, assolutamente sì. Allora, questo che abbiamo fatto, adesso ci andiamo, aspettate che mi devo asciugare le mani, poi ho mi sono lavate le mani dopo il pollo, sai che non me lo ricordo mai? Sì. Ok, e adesso andiamo a mettere il latte di cocco. Dove l'ho messo? Ecco qua. Per cuocere e ammorbidire il pollo e dargli questo tocco esotico, ci andiamo a mettere il latte di cocco, che ormai lo trovate un po' dappertutto. Dove ho messo il mio bicchiere? Eccolo qua. E andiamo a mettere due bei bicchieri di latte di cocco. Aspettate. Volevo soltanto però... Stella dice per la pasta un bicchiere d'acqua per 100 grammi di pasta. Ho scolato un po' perché il cocco si deposita sempre sul fondo. Ecco qua. Ecco il nostro cocco. Abbondiamo perché è buonissimo. Io sono ghiotta del latte di cocco. Abbiamo messo il latte di cocco, andiamo a dare anche, dove l'ho messa la limetta, una spolverata sempre del nostro lime, ecco qua, che non guasta, però senza succo questa volta, solo una spolverata della buccia di un limone verde non trattato, che è pure meglio perché i lime sono trattati, quindi io preferisco sempre le cose di casa nostra. La signora Amelia dice, è bene anche l'erba cipollina? Diciamo di sì. Diciamo che questa è un po' più saporita, ha un gusto leggermente diverso, però sicuramente va bene pure l'erba cipollina, tranquillamente. Sono spezie, quindi vanno bene. Queste nostre piantine italiane, si usa molto al nord l'erba cipollina. Allora. Il sale, meno male che me ne sono ricordata questa volta. Sale, mettiamo, puoi avvicinarti meglio, sì, sì. Facciamo vedere anche com'è colorato il nostro pollo. Ecco, un po' salato perché i peperoncini sono dolci, vedete che bella cremina verde? Guardate che spettacolo. Ecco, adesso copriamo. E questa cuoce. Poi che faremo dopo? Faremo un bel contorno, diciamo orientale, ma siamo sempre nelle zone della Thailandia. Devo aspettare però che si faccia il riso, perché volevo usare questo fornello, dato che quello mi è preso. Oggi ho finito le bombole, ragazzi, quindi speriamo che basti, perché non ho più le bombole. Vabbè, sta quasi per bollire. Ho tagliuzzato 3 carote, ci ho aggiunto a pezzettini uno scalogno. E cosa vado a fare per fare questo contorno orientale? Vado a soffriggere nell'olio arachidi e anacardi, quindi è un contorno misto, frutta secca e verdura, è molto buono,
Io l'ho provato altre volte, quindi sinceramente è da fare. La carota rimane cruda ovviamente, triterò anche due peperoncini dolci perché li accompagneranno e verranno leggermente cotti con un po' di zenzero una volta che ho soffritto la frutta secca e poi come aroma finale metterò, vedete, una foglietta di menta che ci sta benissimo. Dove le friggerò? Guardate un po' che bello, io ho il mio baby, ma in offerta, se voi acquistate, a 4,90 potete prendere il mitico coperchio 16, senza pettorino, il coperchio a 4,90 e vi ricordo la quadrotta a 11,90 con il coperchio, previo acquisto di almeno 70 euro, ok? Ci sono domande? No, Nessuno mi ma chiede perché non le niente friggi là? Potevi oggi. Cosa? friggerle No, va bene là? qui. Sì, è troppo grande, io ne ho messe poche. Vedete, già si è colorato il pollo. La bellezza dei nostri prodotti, care signore, è che si dimezzano i tempi. Il pollo è un po' coriaceo da cuocere, va cotto molto bene, perché diciamo è una carne un po' impura, piena di batteri, si dice sempre che addirittura non andrebbe neanche lavato, ma è poi assolutamente disinfettato le mani e il piano di lavoro. Ma con i nostri coperchi, le nostre pentole, il tempo si dimezza, quindi io fra 10 minuti nemmeno questo pollo sarà pronto e sarà una cosa, ve lo dico già, squisita. Che cosa vado ad aggiungere adesso che si è rosolato un po' il pollo? In Thailandia la chiamano salsa di pesce, ma si sostituisce tranquillamente perché se voi andate nei negozi normali non la trovate, solo online. Ma io ho studiato. La salsa di pesce può tranquillamente essere sostituita da acqua e pasta d'acciughe. Vedete quanto è semplice? Ma noi italiani siamo i migliori. Quando escogitiamo ogni giorno una. Ecco fatto, quindi mi sono preparata la mia pasta d'acciughe. Esce, l'ho aperta? Oddio, vediamo di sì, forse no, non l'ho aperta bene. Il E signore aggiungiamo al pollo. Domenico Angela voleva sapere, tu lo lavi il pollo? È vero che fa male se lo laviamo? Sì, così dicono. Non sono un'esperta, ma l'ho letto anch'io come voi, eh. Ecco qua, un pochino di pasta d'acciughe diluita con l'acqua, prendiamo un cucchiaino. Stavolta trovo anche le cose presto, hai visto? Non sono così disordinata. Allora, aspetta, voglio vedere. Adesso bisogna abbassare al minimo qua. Ecco qua, ci siamo quasi col riso. Dunque, una, vediamo un po' che si scioglie e l'aggiungiamo al pollo. È una ricetta un po' particolare, ma vedrete che se la fate vi piacerà tantissimo. E poi cominciamo ad abituarci a mangiare il cibo del resto del mondo. È vero che la nostra cucina è la migliore, però un po' di curiosità non ce l'avete? Invece della solita parmigiana, della solita carbonara che è ottima, squisita, ma per cambiare è una botta di novità. È vero, Mary? Ecco qua, ci andrebbero due cucchiai di salsa di pesce e ci siamo. Voilà. Mettiamoli al pollo. Vabbè, tanto sono Stella dice, a ripiene. me piace solo la cucina italiana. Stella, Ah sì, ma non sai che ti perdi, sei come me allora. Siamo No. tradizionaliste. Però adesso la gente viaggia, viaggia, Certo. assapora. Voi siete casalinghe, viaggiate mai? Che Specialmente dite? i ragazzi piacciono Miei queste figli piacciono tanto, cose. sarà che anche a loro piace quando possono viaggiare. Ma anche guardate, spostandoli da una regione all'altra, già ci sono tante ricette. Però
mi piace proprio tanto imparare le ricette degli stati esteri perché mi fa viaggiare con la fantasia. Ecco, io non sono stata in Thailandia, però mi immagino nei canneti, con quei bellissimi templi nelle loro città con i tetti d'oro, e mi immagino la gente che si mangia il mio pollo thailandese e mi fa viaggiare un po' come Salgari. Salgari è uno scrittore che ha fatto i suoi romanzi tutti svolti in Oriente, in India, in Malesia, e non aveva mai viaggiato, lui viaggiava solo con la fantasia e ha fatto dei romanzi che noi di una certa età, insomma, ci hanno fatto sognare. Ecco, io me li sono letti tutti, i libri del Salgari. Ecco qua, adesso alzo la fiamma un pochino perché per far addensare il pollo. E infatti Stella dice, mia figlia ne va matta, infatti i ragazzi certo, tutti. I giovani ormai un po' ci siamo riempiti di ristoranti cinesi, ristoranti giapponesi, messicani, peruviani, colombiani, c'è di tutto. E quindi anche in terra nostra possiamo avere il piacere di provare. Assaggiare, provare questi cibi. Vi assicuro che a volte sono una delusione, questo lo devo riconoscere. Ma a volte sono veramente spettacolari, cioè che non lo so, poi dipende dai gusti, ecco, io non voglio assolutamente fare forzature. Vado a controllare il mio riso, volevo togliere un po' di cose da qua, vediamole, facciamo un po' d'ordine, che la mia cucina è sempre disordinatissima. Allora, fatemi vedere il riso ci siamo, ecco qua, vedete che bello? Allora, aggiungiamo, anzi lasciamo acceso, mettiamo la nostra quadrotta lì, dove l'ho messa le presine? Eccole là. Eccole qua, e mettiamo a friggere la frutta secca. Allora, qui abbiamo il riso, vogliamo far vedere Mary, aspetta sì. Che tolgo il coperchio, guardate, è pronto. No, più giù, giù. È pronto. Avete visto che bello? Io non gli metto il sale perché normalmente il riso basmati è di accompagnamento, un po' come il pane alla carne o al pesce. Per esempio in Alta Italia usano le patate invece del pane da abbinare, che ne so, al camoscio, al capriolo, no, al camoscio, al capriolo, alle trote, eccetera. E all'estero si usa questo riso sciapo, che fa da contorno, praticamente da pane, per il nostro pollo. Allora, qui ho lasciato accesa la fiamma, vado a prendere il mio baby, dove l'ho lasciato, e andiamo a metterci l'olio, prima di tutto. Quanto è duro! Sono... Poco, vanno appena appena rosolate, poverina Mary si sta facendo una sudata, guardate che belle, sono 3 cucchiai di noccioline americane, ma ci sono anche in Thailandia, e 3 cucchiai di anacardi. Ecco, un po' e li mettiamo a rosolare, voilà. Allora, domande? No, non ci sono. O siete tutte incantate da questa meravigliosa ventola 32? Che vogliamo fare, signore? Vogliamo acquistare? Che vogliamo fare? E poi riprendere i 3 coperchi. Guardate che bello. Questo è da toglierci la plastica. È il 25, poi abbiamo il 31 e il meraviglioso 35. Quindi non vi fate scappare questa offerta. Fatevi un regalo, 3 coperchi e la nostra medica 32, ma chi ha già il coperchio 35 può tranquillamente prendere l'offerta normale di oggi. Ecco qua, guardate, questo pollo deve rimanere, ve lo dico, un po' brodoso, perché siccome va poi fatto, lasciato in autocottura, raffreddato, l'ha mangiato tiepido e quindi non deve essere asciutto. Stella dice che sei bravissima, perciò non c'è bisogno che ti chiedano qualcosa. Ah, wow, Martina mi fa sempre troppi complimenti, eh? Allora, io intanto comincio a tritare, a fare pezzettini
il peperoncino, perché poi lo devo inserire insieme alle nocciole. È un contorno sostanzioso, perché la frutta secca è bella sostanziosa, ma vi fa bene, ci sono gli omega 3, vi fa abbassare pure il colesterolo. Senti Gemma, c'è la signora Tania che dice anche su questa nuova pentola può andare il San Pietro? Assolutamente sì, come va sulla vulcanica, assolutamente sì. Potete farci delle cotture strepitose col San Pietro. Chi non ce l'ha purtroppo adesso non è in offerta, ma quando tornerà ve lo comprerete. Ecco qua. Dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Che cosa c'è? Niente, fatto, fatto. Non lo trovo più. Cercavo una cosa. Vabbè, niente, il pepe non l'ho portato. Volevo metterci un po' di pepe. Allora, queste sono dorate. Io vado a metterci, vi faccio vedere, vedete? Leggermente abbrustolite, e vado a metterci il mio peperoncino. Faccio col cucchiaino piano piano, non dovrei. Abbassiamo il minimo. Vedete, mezzo minuto, ci mettiamo il solito pizzichino di sale. La signora Stella dice che lei ha tutto, coperchi e pentole. E adesso finisce, vado a mettere il tutto nella mia insalata, quindi caldo e freddo. Voilà. Siamo? Quello è fatto, adesso lo spengo, è tempo di prendere questa frutta secca. Voilà. Condiamo poi con l'olio crudo. Mannaggia, poco poco, perché già sono unte, la mia frutta secca è già unta. E ci vado a mettere le mie foglioline di menta. Volendo, se vi ci piace, aggiungete lo zenzero anche qui. Però ne abbiamo messo tanto nel pollo che va bene così. Allora, ciò non va condita come l'insalata nostra, no? No, va condita con la frutta secca, il peperoncino, se volete lo zenzero, lo scalogno e la menta. Ecco qua. Questo è il contorno orientale. Andiamo a vedere il nostro pollo a che punto è. Perfetto, volevo vedere solo la cottura, Ok. Ho messo tanto latte di cocco, che mi piace, anche perché poi si riassorbirà. Allora, belle signori, io adesso vado a impiattare, perché in teoria lo dovrei lasciare, io spengo in autocottura, vado a prendere il piatto che potremmo mettere. Ci mettiamo anche, usiamo questo, anche, no, questo più grande che è più bello, voilà, e ci mettiamo un pochino di pollo. Guardate, deve rimanere un po' appiasciutto, ma io ve lo volevo soltanto far vedere, Ecco qua, è molto diluito con il latte di cocco, ma è molto molto saporito. Senti Gemma, la signora Rosaria voleva sapere la ricetta. La ricetta del... non c'è scritto. Del pollo? Non lo so. Ha detto voleva la... Mi ripeti la ricetta del... Del pollo. Ah, bene. Del pollo. La ripetiamo. Intanto volevo mettere il riso, così facciamo, impiattiamo e poi mentre parliamo... qua il nostro riso che fa da accompagnamento al pollo.
volevo fare un piattino carino. Il brodino serve anche per amalgamare il riso e poi ci mettiamo un po' di contorno. Facciamo un piatto unico? No, non voglio fare il piatto unico. Ci metto un altro po' di pollo di qua. Andiamo a fare una cosa carina. Facciamo una mezza luna di riso. E di qua mettiamo l'altro pollo. Puoi inquadrare, Mary? Sì. Allora, per la signora Rosaria, che è curiosa di sapere la mia ricetta. Allora, io ho preso, ho grattugiato dello zenzero, ho fatto una salsa di curry verde che si fa con peperoncini, aglio, scalogno, semi di coriandolo o polvere di coriandolo, o potete pure ometterla, e non mi ricordo, olio e zenzero, e ho frullato tutto con il mini primer, diciamo con il frullatore. Ho messo a cuocere prima olio e scalogno con lo zenzero, li ho fatti soffriggere, ci ho messo poi il 6 cucchiai di quella curry verde, di questa salsa al curry, di curry verde, si chiama curry verde ma non c'è il curry, e c'è lo zenzero che è un componente del curry. E poi ho messo il pollo, dopo che ho rosolato un po' questa salsina, ho messo il pollo con del latte di cocco e la salsa di pesce che è stata fatta con acqua e alici e pasta d'acciughe diluita, che è molto simile alla salsa di pesce thailandese, quindi è una salsa di pesce nostrana. Ho grattugiato del limone verde invece che il lime, ho usato quindi degli ingredienti italiani che potete reperire da tutte le parti, e ho praticamente cotto il pollo aggiungendoci le foglie, le gambe dei porri, quelle verdi, tagliuzzate. Quindi come vedete sono tanti ingredienti, ma poi tutto sommato semplici. Vado a mettere un altro po' di pollo, che la salsina va a condire anche il riso. E ecco qua, guardate che bello, ed è anche molto saporito, buonissimo. E questo è il mio contorno fatto con nocciole anacardi soffritti insieme a un peperoncino verde, a un po' di scalogno con le carote fresche e le foglie di menta. Semplicissimo, va bene? Allora, io vi saluto, vi ho trattenuto anche tanto, con questo caldo qui ci stiamo soffocando, e ci vediamo alla prossima diretta. Buonasera a tutti! Buonasera!